Coronavirus sale a 3 il numero dei contagiati molisani. Si tratta della donna di Montenero di Bisaccia e i due suoi stretti congiunti, il marito e la matrigna di 74 anni, per i quali si attende il secondo esame di conferma. Durante il telegiornale la diretta con Montenero e tutti gli ultimi aggiornamenti. I nostri protocolli non cambiano, eravamo preparati ad affrontare questa eventualità, lo ha detto il presidente della regione Donato Toma a margine del tavolo permanente istituito presso la presidenza del Consiglio regionale per fare il punto sull'evoluzione del coronavirus in Molise. All'incontro era presente anche il direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano, che ha detto: evitiamo inutili allarmismi, situazione sotto controllo. Il 3 marzo 1970 nasceva la provincia di Isernia. A 50 anni da quell'epopea, Enrico Santoro, colui che più di tutti si è speso per raggiungere l'agognato traguardo, a Palazzo San Francesco ha incontrato il sindaco di Isernia per un commovente scambio di saluti. Vento forte in tutta la regione, ma le raffiche di Libeccio hanno provocato grossi danni, soprattutto a Colletorto. Case scoperchiate e tegole sulle auto parcheggiate. Un uomo ferito se l'è cavata con una escoriazione e tanta paura. Agricoltura, oltre 5 milioni alle aziende molisane. L'assessore Nicola Cavaliere parla di numeri importanti contro la crisi del settore. Infine lo sport, rinviata mercoledì 11 marzo la gara della 27esima giornata tra Cattolica, San Marino e Basto Gilardi. La decisione presa dopo le disposizioni del governo Conte in tema di salute pubblica. Anche nel basket di A2 femminile, rinviata ad aprile la Final Eight di Coppa Italia della Magnolia. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'appuntamento con il nostro telegiornale in diretta dai nostri studi. Lo avete sentito nei titoli, in apertura ci occupiamo di questa emergenza che ormai porta il nome comune di coronavirus. Anche il Molise non è più immune, sale a 3 il numero delle persone contagiate. Affronteremo questo argomento intanto con la diretta da Montenero di Bisaccia, perché è da lì che arrivano le 3 persone ora ricoverate all'ospedale Cardarelli di Campobasso. In diretta da Montenero per noi c'è il direttore Pierluigi Boragine. Pierluigi, buon pomeriggio a te e ti vedo in compagnia del sindaco Nicola Travaglini, dunque buon pomeriggio anche al sindaco. Sì, buon pomeriggio Cristina a te e a tutti i nostri telespettatori in diretta da Montenero di Bisaccia. Siamo a pochi metri dal municipio e con noi c'è il sindaco Nicola Travaglini che tra pochissimo ascolteremo per le ultime novità. Bene, allora come diceva il direttore, fra un po' torneremo a Montenero di Bisaccia, perché intanto raccontiamo quello che è successo in queste ultime ore. Ieri sera c'era una persona contagiata, una donna di 60 anni di Montenero di Bisaccia. Nel corso della notte il numero è salito a 3, si tratta di stretti congiunti di questa paziente. Sentiamo il servizio. Sono saliti a 3 i casi di persone contagiate in Molise dal Covid-19. Positivi al primo test, oltre alla donna di Montenero di Bisaccia di 60 anni, ricoverata ieri sera al Cardarelli, anche il marito e una familiare che vive con loro. Anche questi ultimi prelevati in ambulanza ieri sera sono ora ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli, ma stanno bene, sintomi influenzali a parte. Già ieri sono state attivate le misure di controllo sui contatti e predisposte le misure di sanificazione degli ambienti e delle ambulanze utilizzate per il trasporto. Nel frattempo si sta ricostruendo la catena epidemiologica e dunque le persone che sono venute in contatto stretto con le persone contagiate. I familiari e conoscenti che hanno avuto contatto con i pazienti sono sotto sorveglianza sanitaria e in isolamento fiduciario. Per il momento in via precauzionale a Montenero di Bisaccia il sindaco Travaglini ha disposto la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici fino a venerdì 6 marzo e questa mattina è tornata a riunirsi a Campobasso anche il tavolo permanente per l'emergenza coronavirus, istituito presso la presidenza del Consiglio regionale per volontà della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, con lo scopo di seguire l'evoluzione
comprensione della situazione. Hanno relazionato sulla situazione il presidente della regione Donato Toma, il direttore dell'ASREM Oreste Florenzano e il direttore del servizio di protezione civile regionale Alberta Di Lisio. Dagli interventi svolti è risultato che la situazione al momento risulta sicuramente sotto controllo. I numeri per l'emergenza coronavirus attivati in Molise: 0874 40 90 00, 0874 31 30 00 sono attivi dalle 8 alle 24. Il Ministero della Salute invece ha attivato il numero 1500 operativo 24 ore su 24. E allora questa era la sintesi di quanto sta accadendo in queste ore nella nostra regione, quindi adesso torniamo invece a Montenero di Bisaccia perché ci aggiorna proprio sugli ultimi minuti Pierluigi Boragine. Pierluigi, ti cedo di nuovamente la linea. Sì Cristina, dicevamo tre casi, una 61enne, il marito e la matrigna della donna. La coppia ha tre figli, due figlie che sono rispettivamente a Milano e a Telese, dove la 61enne avrebbe contratto il virus, ed un figlio che si trova in quarantena domiciliare qui a Montenero di Bisaccia. Diciamo innanzitutto che gli uffici pubblici sono aperti, davanti al comune c'è soltanto un agente di polizia municipale che diciamo consiglia le persone che arrivano in comune di salire solo nel caso in cui ci fossero delle pratiche urgenti da smaltire, altrimenti li rinvia ad altri momenti. Con me il sindaco Nicola Travaglini. Iniziamo dalle scuole, sindaco. 4 giorni di chiusura, è un provvedimento necessario che lei ha preso ieri sera. Sì, noi siamo operativi dal primo momento, tant'è vero che siamo in contatto diretto sia con il Presidente della Regione Toma, con le autorità sanitarie regionali, prefettura e protezione civile. Sì, fin dal primo momento abbiamo deciso di chiudere le scuole per una sanificazione, quindi a livello precauzionale. Rimarranno chiuse da oggi fino a venerdì. Stessa cosa sarà fatta per il Comune, però il Comune resterà aperto per continuare a dare i servizi. Ovviamente, lì dove non c'è una necessità impellente, è bene tornare nella prossima settimana almeno. Stiamo cercando di monitorare la situazione, tant'è vero che oltre ai tre casi ormai ufficiali, ci sono diverse persone che sono in quarantena per aver avuto comunque contatti con... Quante persone, sindaco? Quante persone? Non so dire il numero preciso perché è un numero che viene aggiornato, ma non è un numero, diciamo, eccessivamente, non desta una preoccupazione, anche se comunque continuiamo ad avere a fare questo monitoraggio. L'unica cosa che raccomandiamo è non creare allarmismi inutili. La vita quotidiana deve continuare, seppur con quelle accortezze che ormai tutti conosciamo. E se ci sono casi dove ci sono comunque dei sintomi compatibili con il coronavirus, ormai tutti sanno i numeri che possono essere contattati, oltre al numero diretto con il Ministero ci sono dei numeri che sono stati attivati dall'ASREM locale, e in più può essere contattato direttamente il medico curante o addirittura per consulti, seppur telefonici, la guardia medica. Quindi l'attenzione questa deve essere. Dopodiché bisogna avere soltanto calma e buon senso, anche perché sono convinto che... Stavamo parlando di sanificazione della scuola, abbiamo le immagini realizzate questa mattina dal nostro Giovanni Petrone della sanificazione anche del poliambulatorio, la Casa della Salute di Montenero di Bisaccia. È un poliambulatorio importante, molto grande, perché a Montenero arrivano tanti pazienti, tanti malati, tante persone anche dall'Interland. Quanti giorni resterà chiuso il poliambulatorio? Se riusciranno a fare il tutto entro oggi, resterà chiuso soltanto oggi, o altrimenti si provvederà nei prossimi giorni, però lo stretto necessario per poter procedere alla sanificazione. Senta, sindaco, lei prima parlava di altre persone che sono in quarantena, oltre al figlio della coppia. Ecco, siete riusciti a tracciare un po' i movimenti di queste persone nei giorni scorsi? Quante persone potrebbero aver avuto dei contatti? Guardi, il numero preciso non posso dirglielo, però abbiamo ripercorso il tutto al contrario e lì dove abbiamo avuto conferma di questi contatti abbiamo comunicato che è necessario che ci sia questa quarantena. Le persone oggi in quarantena, nessuno
a sintomi tali da poter procedere con il tampone. Quindi per il momento i casi sono 3, vediamo cosa succede. Noi siamo qui a monitorare 24 su 24, pertanto ci aggiorneremo in ogni momento. Cristina, se non ci sono domande, ne faccio Luigi, volevo chiederti, chiedere a te, al sindaco. Un'ultima domanda io al sindaco e poi lo congediamo. Sì, volevo chiedere a te o insomma al sindaco, che magari può rispondere, se c'è già l'esito del secondo test, quello allo Spallanzani, perché sono risultati positivi al primo test condotto. Bisogna adesso aspettare i risultati del secondo. Il sindaco non so se ha notizie al riguardo. Certo. Sindaco, dallo studio Cristina Niro mi chiede se ci sono novità sul secondo test, quello di conferma che deve arrivare dallo Spallanzani di Roma. Attendiamo ancora comunicazione circa il secondo test, quindi siamo in attesa. Quindi al momento non c'è nessuna comunicazione. Al momento non abbiamo ancora nessuna comunicazione ufficiale. Senta, un'ultima cosa gliela chiedo io, qual è il messaggio che deve arrivare in questo momento ai suoi concittadini? Allora, il messaggio è questo, innanzitutto tutti stanno facendo ciò che devono, quindi il problema è stato preso in considerazione in maniera importante, si continuerà a monitorare la situazione, daremo informazioni, ma quelle informazioni utili, tant'è vero che bisogna tener conto soltanto dei canali ufficiali, evitiamo allarmismi. Attenzione alle fake, no? Ecco, evitiamo allarmismi, lasciamo perdere i pregiudizi, perché già, voglio dire, qualche battutina poco piacevole c'è stata. Questa è una famiglia di Montenero ben conosciuta che purtroppo si è trovata in questa situazione non volendolo. È una cosa che poteva capitare a tutti. Quindi calma e buonsenso. Grazie. Grazie sindaco per essere stato in nostra compagnia, non le do la mano perché noi abbiamo anche durante la diretta rispettato il protocollo, siamo stati a distanza, grazie davvero, grazie al sindaco di Montenero di Bisaccia. Cristina, a te. E allora beh, un po' di ironia ci vuole in queste circostanze. Pierluigi, ci rivediamo tra poco però, perché a proposito di chiarezza e per non creare allarmismo, noi sì. Questa mattina abbiamo sentito il direttore generale dell'ASREM, lo abbiamo intervistato, ascoltate. I casi positivi al coronavirus sono saliti a 3. Sì, sono saliti a 3, ma anche a questo proposito mi sento di tranquillizzare un attimo la popolazione, perché gli ulteriori 2 casi che si sono sviluppati tra, per noi, per nostra conoscenza, tra la serata di ieri e la prima mattina di oggi, sono stretti congiunti del caso numero 1. Quindi noi, come da profilassi, abbiamo fatto le nostre verifiche, i nostri approfondimenti, e nella serata di ieri, sempre per il tramite dei canali predisposti, quindi senza inquinare i percorsi del pronto soccorso e quant'altro, abbiamo inviato un'ambulanza per prelevare questi altri 2 pazienti che presentavano dei sintomi e li abbiamo ricoverati nella serata di ieri. Nella serata è stato effettuato il primo tampone, nella nottata abbiamo avuto il primo riscontro per entrambi i casi della prima positività ulteriore e abbiamo inviato stamattina all'Istituto Superiore di Sanità per la seconda verifica il tampone. Questa mattina tavolo permanente in Consiglio regionale, che cosa è emerso, quali sono le indicazioni? Allora, nel Consiglio regionale abbiamo un po' ragguagliato su quelli che sono gli adempimenti che sta eseguendo l'azienda da me diretta e in particolare ho fatto riferimento a una circolare che ci è pervenuta ieri dal Ministero, nella quale veniamo invitati a rafforzare dei posti di terapia intensiva. Questo è uno strumento che noi stiamo adottando in linea con le indicazioni ministeriali, ma è uno strumento di garanzia per la popolazione. Non significa che abbiamo un pericolo imminente, un pericolo in atto, anzi tutt'altro. Significa semplicemente che ci stiamo attrezzando per fronteggiare l'eventuale sviluppi della situazione, che noi ci auguriamo che non accada, ma dobbiamo essere pronti. A Montenero di Bisaccia è il centro cittadino dal quale insomma è partita questa emergenza, chiamiamola emergenza. Che indicazioni ci sono per quel centro? Allora, bisogna invitare tutti a stare tranquilli. Noi da ieri sera abbiamo interloquito sia con il sindaco, una persona veramente molto disponibile, molto attiva, e anche con il prefetto. Ci siamo attivati per dare tutto il nostro sostegno e bisogna affrontare la situazione con razionalità, perché al momento non c'è nessuna necessità di particolari allarmismi. Bisogna adottare le prescrizioni che sono previste e
affrontare la situazione con tranquillità. Anche perché le tre persone stanno tutto sommato bene, a parte la positività. Sì, avevo dimenticato di dirglielo prima, la notizia positiva è che tutte e tre le persone sono in uno stato di salute discreto, quindi non c'è al momento, e ci auguriamo che non ci sia mai, un peggioramento della situazione. Sono ricoverati in ospedale? Sì, sono ricoverati in ospedale. E allora, queste erano le parole del direttore generale, tranquillizza insomma la popolazione, la situazione è sotto controllo. Pierluigi però, sempre a Montenero, quindi torniamo da lui questa mattina, ha raccolto anche un po' di sensazioni all'interno della comunità di Montenero di Bisaccia, giusto Pierluigi? Sì, sì, se posso aggiungere un particolare, Cristina, dicevi nell'intervista con Florenzano che le tre persone ricoverate al Cardarelli stanno bene, stanno discretamente. Quella che sta meglio delle tre è la 74enne, cioè la persona più anziana. Un altro particolare che possiamo dare è che il figlio della coppia che è in quarantena domiciliare viene assistito dall'Associazione di Protezione Civile ETS. Dicevi prima che questa mattina abbiamo raccolto anche le impressioni dei cittadini di Montenero di Bisaccia, abbiamo parlato anche con la titolare della farmacia che è proprio qui alle mie spalle nel centro cittadino. Allora vediamo cosa pensano i cittadini di Montenero. C'è preoccupazione? No, per niente proprio, anzi è una cosa normale, normale, non è normale però. Siamo usciti, siamo stati un po' qua in piazza, però non lo so. Lei non ha modificato le sue abitudini? No, per niente proprio, niente. Non. È successo sto caso, però credo che, non so, in tutte le altre parti, insomma, per attenzione, insomma, veramente, però no, c'è molta preoccupazione. No, ma se il virus si sta espandendo, la signora che l'ha preso... Lei li conosceva, li conosce? No, di vista, solo di vista li conosco, però non ho mai frequentato la via. Lei è preoccupato? Proprio per niente. Conosce le persone che sono state contagiate? Ci conosciamo tutti, ci conosciamo. Sì. Li ha incontrati nei giorni scorsi? No, nei giorni scorsi no. Senta, non ha modificato le sue abitudini quotidiane? Niente, io sono convinto... quando è stato? Più di un mese fa ho avuto una tosse, per ancora adesso ce l'ho ancora un pochettino, ma forte, ma non solo io, tutto il mio gruppo di amici. Mi viene in mente che già l'ho passata la coronavirus, secondo il mio parere. Molto preoccupato. Purtroppo, che si fa? Lei ha avuto contatti con le persone contagiate negli ultimi giorni? Niente. Soltanto che qui non si trova una mascherina, non si trova un'informazione. Siamo proprio dietro... Ecco, lei vorrebbe avere delle maggiori informazioni. Certamente. Dobbiamo, per avere delle informazioni, dobbiamo vedere che succede qua. Se non succede niente, nessuno ti dice niente. Non sono preoccupata. È una cosa che noi sapevamo, dovevamo stare attenti. Non c'è niente di preoccupazione. Farmacia Magnacca, nel centro di Montenero. Dottoressa, ci sono state delle richieste particolari in queste ultime ore? Particolari no, la situazione è sotto controllo, diamo le solite indicazioni, gente, noi siamo tranquilli e la gente è abbastanza tranquilla. Senta, diamo qualche consiglio a chi ci segue da casa. Niente, le solite raccomandazioni, evitare luoghi affollati, lavarsi spesso le mani, seguire il decalogo che c'è stato impartito e non farci prendere dal panico. Bene, questo era il servizio realizzato da Pierluigi. Pierluigi, tu stai bene? Tutto a posto? Hai indicazioni che devi seguire? Ti hanno suggerito qualcosa? Pare di sì, sono stato molto prudente, del resto insomma delle regole che vanno osservate assolutamente. No, sto bene, posso rientrare in redazione. Linea a te, tutto da Montenero di Bisaccia. Grazie. Intanto non so se la regia
le può già mandare in onda. Ci sono le immagini che abbiamo girato pochi minuti fa, eccole qua, davanti al Cardarelli, perché vedete hanno transennato quest'area davanti all'ingresso principale, perché in questa zona verrà allestita la tenda necessaria per un primo accertamento delle persone che in questi giorni potrebbero avvertire dei sintomi che potrebbero anche essere di una banalissima influenza. Bene, se si recheranno al Cardarelli passeranno per la tenda che verrà allestita, immagino, nelle prossime ore, saranno sottoposte ad una prima anamnesi generale e poi da lì si deciderà se è necessario stiano in sorveglianza, come è accaduto in questi giorni per tanti altri pazienti. Bene, allora chiudiamo la pagina dedicata al coronavirus, spostiamoci in consiglio regionale, c'è stata la seduta questa mattina all'ordine del giorno della riunione che si è svolta dopo il tavolo permanente sul coronavirus, il nuovo piano sociale regionale, critiche al documento da parte delle opposizioni sul merito dei contenuti e sul ritardo nella discussione, suggerimenti di modifica o di metodo di confronto migliorativi sono arrivati anche da alcuni componenti della maggioranza. Andiamo a Isernia. Isernia celebra 50 anni dall'istituzione della provincia. Nicola De Santis. Si commuove Rico Santoro tornando per qualche minuto sullo scranno più alto di Palazzo San Francesco. Si commuove perché pensa a ciò che è stato, alle lotte che hanno portato alla fondazione della provincia di Isernia, al vento della speranza che soffiò sull'intero territorio in quegli anni di epiche battaglie, ma anche di grande aggregazione sociale. Di quel maestoso palazzo, costruito grazie all'apporto del popolo e all'ingegno di grandi architetti politici, oggi restano solo macerie, perché il vento della speranza non riesce più a spazzare grigie nubi che si addensano sul futuro del Molise. Erano i 50 anni della grande speranza, che invece da un po' di tempo a questa parte si è bloccata e ferma oramai, specialmente i fatti degli ultimi giorni ci fanno stare in grande pensiero. E credo che ogni uomo politico, io non sono più un politico attivo, ma ogni uomo politico, chi ha responsabilità di qualunque genere, debba oggi porsi il problema del futuro. Questo è il problema reale, il futuro. Cosa sarà del nostro domani? Quello che noi facemmo il giorno della provincia. La provincia era un momento di partenza e quindi avevamo davanti a noi uno spazio di tempo per poter decidere cosa fare, come, quali erano le prospettive, quali erano le nuove iniziative. Oggi ancor più bisogna porsi questo problema e questo tema, perché veramente è un momento difficile. Enrico Santoro a Palazzo San Francesco ha presentato il suo libro I 50 anni della provincia di Isernia ed altri discorsi, proprio in occasione del mezzo secolo di vita dell'ente di Via Berta. Anche l'attuale sindaco di Isernia, Giacomo D'Apollonio, non ha nascosto la sua commozione. Quegli anni ero un giovanotto, quando fu proclamata Isernia provincia avevo 19 anni, insomma, eravamo tutti giovani, ma avevamo assistito come figli di questa terra alle battaglie che sono iniziate a fine anni 50, insomma, quindi è stato un percorso lunghissimo, entusiasmante. Mi ricordo gli scioperi a scuola, le manifestazioni studentesche, ricordo perfettamente il giorno in cui all'epoca il sindaco Santoro rientrò da Roma e annunciò la notizia che era già arrivata telefonicamente, ci potremmo trovare tutti in piazza Andrea di Isernia, una moltitudine di ragazzi, soprattutto di giovani, e assistemmo, ecco, a questo comizio improvvisato che fu un momento di grandissimo entusiasmo e grande speranza per tutta la città, per tutto il territorio, per noi giovani che guardavamo avanti con grande speranza, con grande entusiasmo e così speravamo tutti in un futuro migliore, che potesse la nostra provincia, la provincia conquistata, potesse dare veramente benessere a tutta la nostra collettività. L'attuale presidente della provincia di Isernia, Alfredo Ricci, è considerato l'astro nascente nel panorama politico regionale. Essendo giovanissimo, guarda al futuro prima ancora che al passato
e prova a infondere speranza ad una platea ormai disincantata. Ovviamente adesso c'è la sfida che attende questo territorio per il futuro, una sfida sicuramente come ente, e sappiamo tutti la fase di rilancio che la provincia sta vivendo a livello nazionale, dove il disastro degli anni della riforma del Rio, ma la sfida è principalmente quella di un territorio che deve superare le difficoltà che sta vivendo da un po' di tempo a questa parte, deve rilanciarsi, deve in qualche modo riconvertirsi, deve soprattutto, e questo lo dico alle nuove generazioni, alla mia, a quelle che stanno venendo dietro di me, deve soprattutto credere nelle sue potenzialità, darsi da fare, la politica deve creare le condizioni perché lo sviluppo ci sia, ma soprattutto, dico sempre, i cittadini devono crederci e darsi da fare. E adesso il maltempo, perché il forte vento di queste ultime ore ha provocato danni un po' ovunque, ma i danni maggiori si sono registrati durante la notte a Colletorto. Una raffica ha scoperchiato le tegole di un tetto in costruzione, facendole precipitare su alcune auto parcheggiate, distrutti parabrezza, ammaccate le carrozzerie, ferito anche un uomo che si trovava in una delle vetture che ha riportato una contusione al polso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Santa Croce di Magliano, i carabinieri di Bonefro e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo Miele. Questa mattina sono iniziate le operazioni di rimozione delle tegole, ma Corso Vittorio Emanuele è stata anche chiusa al traffico per consentire questo tipo di intervento. Notte impegnativa per i vigili del fuoco anche a Toro, a San Martino in Pensilis, a Montenero di Bisaccia, a Guglionesi, Termoli e a Vinchiaturo, dove un albero è caduto su un'auto parcheggiata. Per fortuna non ci sono stati feriti. Ed ora parliamo di agricoltura, oltre 5 milioni per il settore, l'assessore Cavaliere parla di numeri importanti, soprattutto in questo momento di grossa difficoltà. Buone notizie per il settore agricoltura del Molise: sono destinati alle aziende della regione oltre 5 milioni di euro, risorse sotto forma di indennizi e investimenti per imprese e strade. La notizia arriva dall'assessorato alle politiche agricole. Con i decreti 343, 44 e 45 diffusi da AGEA a fine febbraio, sono stati liquidati e già accreditati pagamenti per un totale di 5 milioni e 400 mila euro. 3 milioni e 400 sono riferiti alle cosiddette misure a superficie del PSR, biologico agroambiente, e alle inerenti 600 richieste di indennizzo. Gli altri 2 milioni di euro invece riguardano i 41 progetti presentati per le misure strutturali e per finanziare importanti investimenti su aziende e infrastrutture, tesi a migliorare anche i collegamenti sul territorio. Numeri significativi che acquisiscono ulteriore valore oggi in un contesto difficile non soltanto per l'agricoltura ma per l'intero sistema economico. L'obiettivo, commenta l'assessore regionale Nicola Cavaliere, è ridurre le distanze tra territorio e pubblica amministrazione, rendendo sempre più efficace il lavoro svolto dalla struttura tecnica. La strada intrapresa è quella giusta, di fatto abbiamo quasi raggiunto oggi il traguardo di spesa fissato al 31 dicembre 2020 con 10 mesi di anticipo. Pattuglie della Polizia Stradale e della Squadra Volante della Questura di Isernia hanno attuato servizi mirati per reprimere il fenomeno dell'uso scorretto dei cellulari e smartphone alla guida. Sono state controllate oltre 50 autovetture e sanzionati 9 automobilisti per l'uso proprio del telefonino alla guida. A tutti i trasgressori è stata comminata una violazione amministrativa da 165 euro e decurtati 5 punti della patente. La Polizia Stradale verificherà ora se fra i contravvenzionati ci sono soggetti già sanzionati per lo stesso motivo negli ultimi 2 anni, e in caso questo riscontro ci fosse sarà attivata la prevista procedura per la sospensione della patente di guida fino ad un massimo di 3 mesi. I carabinieri della stazione di Montenero di Bisaccia invece hanno denunciato un uomo, 35 anni, campano, fra l'altro già noto alle forze dell'ordine, per truffa ai danni di un anziano
del posto. Il truffatore, fingendosi un dipendente delle Poste, dopo essersi presentato presso il domicilio di questo pensionato, un ultraottantenne era riuscito ad ingannarlo con il pretesto di dover consegnare un pacco destinato al nipote della vittima, facendosi quindi consegnare una consistente somma di denaro. Scattato l'allarme, grazie ad alcune testimonianze e dei controlli incrociati da parte dei carabinieri, il campano è stato individuato e denunciato. Oltre 150 persone domenica hanno partecipato all'escursione denominata l'Aquilonia dei Sanniti Pentri di Castel Romano. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Culturale Stile Antiermetico Vincenzo Celli. Dopo il raduno in piazza Santissimo Salvatore di Castel Romano, la comitiva ha iniziato l'escursione a piedi per visitare la fortificazione sannitica della Romana risalente al IV-V secolo a.C. L'associazione Celli del presidente Massimo Celli ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento e tutti i partecipanti che hanno seguito con grande attenzione e con grande partecipazione la spiegazione degli esperti. E allora adesso vediamo invece le previsioni del tempo. Queste le previsioni per mercoledì 4 marzo. La saccatura atlantica trasla lentamente verso Levante, alla volta dei Balcani. Correnti più fredde dai quadranti nord-occidentali raggiungono il Molise, rinnovando condizioni di variabilità più accentuate sull'Isernino. Ecco le temperature: Campobasso 4,11, Isernia 3,12, Termoli 9,12, Venafro 4,14. È il momento dello sport, ci vediamo tra un istante. E allora, non si giocherà domenica a Cattolica la gara del Vasto Girardi con gli altomolisani ospiti del San Marino. La decisione è stata presa dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti a seguito del decreto del governo Conte in tema di salute pubblica. La gara è stata rinviata a mercoledì 11 marzo. E allora continua l'ebbrezza di questa vittoria del Campobasso domenica contro l'Agnonese al Selvapiana 4-0, e nel post partita naturalmente ci sono state anche le interviste, in particolare quella Danilo Alessandro, autore del gol che ha fatto tremare la curva. Ecco Danilo, ho visto anche sul 4-0 non avete mai calato, non avete avuto un calo di tensione, mai mollato su ogni palla, quindi anche questo è importante dal punto di vista dell'atteggiamento e del carattere. Sì, no, infatti questo è un segnale positivo che stiamo dando al campionato e a tutti, perché anche sul 3-0 e il 4-0 abbiamo continuato ad attaccare. E magari prima sul 2-0 ci fermavamo e cercavamo di gestire le partite, invece adesso è giusto così, dobbiamo sempre cercare di fare gol e di chiudere le partite il prima possibile. Sì, infatti era quello che ci aveva chiesto il mister, di avere pazienza, ma non solo oggi, ce l'ha chiesto da un po' di partite, perché magari con la foga di dover vincere sempre poi magari vai a sbagliare delle cose semplici. Invece siamo stati bravi e tranquilli a gestire quando dovevamo gestire e attaccare quando c'erano i spazi e a chiudere. Sì, sapevamo che loro partivano forte e poi a un certo punto della partita mollavano, quindi siamo stati bravi ad aspettare il momento che loro calassero un po' l'intensità e abbiamo fatto gol. No, siamo contenti perché anche all'inizio noi abbiamo bisogno di loro, di certo non li scopriamo noi, però magari all'inizio capiamo il momento, gli anni passati qui e la delusione che hanno loro, quindi siamo stati bravi noi a riportare questo entusiasmo e dobbiamo essere ancora più bravi a mantenerlo fino alla fine. Sì, secondo me si deciderà le ultime 2-3 partite. Loro sono abituati, anche l'anno scorso quando stavo a Cesena ho lottato fino alla fine con loro. Il problema è che loro sono abituati a stare lì, sono 3-4 anni che fanno i campionati così e poi dopo mollano alla fine. Speriamo che mollano anche questa. La stessa cosa. Ma il derby è stato analizzato anche dall'Olimpia Agnonese. Per noi lo ha fatto il direttore sportivo Elio Ciccorelli.
Purtroppo quel gol nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo un po', insomma, probabilmente ne abbiamo risentito nel secondo tempo e aver fatto qualche ingenuità di troppo, però comunque, insomma, abbiamo giocato una partita secondo me dignitosa. Il risultato, sicuramente il Campobasso ha meritato di vincere la partita, però probabilmente oggi abbiamo fatto qualche errore di troppo, però insomma ci sta, siamo una squadra giovane, siamo venuti qui a giocarci la partita a viso aperto, nonostante avessimo comunque 4-5 defezioni importanti. E, insomma, che dire, il risultato ci fa male perché non c'era mai successo quest'anno di perdere in questo modo qua, però i ragazzi devono stare tranquilli, dobbiamo continuare a fare il nostro percorso come abbiamo fatto fino ad oggi. Mancano altre 8 partite e di certo non finisce oggi. Sì, abbiamo perso, siamo andati vicino al pareggio con D'Ercole, secondo me ha fatto una grande partita, parata il loro portiere Raccichini, poi sul ribaltamento di fronte, lì probabilmente se l'avessimo pareggiata avremmo avuto un'iniezione di fiducia forte, anche perché, ripeto, andare sotto 1-0 l'ultimo minuto del primo tempo un po' ne risenti, poi sul ribaltamento di fronte prendi il 2-0, lì insomma fai fatica. Poi terzo e il quarto gol, per un eccesso di generosità probabilmente ci siamo sbilanciati un po' troppo proprio per andarla a pareggiare. Abbiamo preso altri 2 gol che appesantiscono, secondo me, esageratamente il risultato. Però insomma, facciamo i complimenti al Campobasso, che oggi fa il 18° risultato utile consecutivo. Quindi complimenti a loro, però voglio fare un plauso anche ai miei ragazzi, perché comunque oggi hanno dato tutto. E nonostante il risultato hanno fatto, secondo me, una buona partita. Poi gli errori fanno parte del gioco, no? E adesso invece il futsal, 7° punto nelle ultime 3 gare per lo Sporting Benafro. Al Pallapiede Montana i bianconeri hanno avuto la meglio sabato sul fanalino di coda L'Aquila. Felice al termine del match il tecnico dei bianconeri Massimiliano Matticoli. Mister Matticoli, un'affermazione importante, netta, anche se c'è stato un calo durante la partita, però la sua squadra ha saputo venire fuori da quel momento, in particolare sul 2-2, mi riferisco. Io temevo molto questa partita, perché nasconde tante insidie e il campo l'ha dimostrato. Non abbiamo avuto forse la giusta cattiveria per chiudere la partita sul 2-0, anche prima forse troppi leziosismi davanti alla porta, poca cattiveria e anche forse una corsa in meno verso la porta nostra. Questo non ce lo possiamo permettere, tant'è che anche l'Aquila con calma e pazienza ha recuperato. Poi siamo stati bravi a riprendere in mano le redini del gioco, a non innervosirci troppo e quindi a rimettere a posto la partita, e siamo stati più attenti per chiuderla definitivamente con il portiere di me. E al momento la classifica dice che siete quinti e che avete messo a segno lo stesso numero di punti di tutto il girone d'andata. Mancano ancora 4 partite, quindi insomma questa squadra, che ha un po' cambiato pelle perché ci sono stati tanti cambiamenti, una mini rivoluzione, comunque dimostra di essere tosta. Sì, i cambiamenti sono stati tanti. Adesso abbiamo trovato una quadratura. Nel contempo dobbiamo far crescere anche i giovani. Oggi già diversi hanno fatto minuti importanti, continueremo su questa strada, anche perché al di là di tutto la forza della società devono essere i giovani, perché continuità per un progetto che vuole durare nel tempo, servono i ragazzi e i ragazzi del posto. Quindi adesso siamo nelle condizioni di poterci giocare sicuramente i playoff fino alla fine. Siamo in buona posizione, però anche la prossima settimana abbiamo 2 senior squalificati, quindi ancora di più i ragazzi saranno protagonisti, compreso anche in Final Eight.
dove comunque c'è uno squalificato, quindi diciamo che siamo molto soddisfatti e continuiamo sul lavoro che abbiamo programmato all'inizio della stagione e adesso stanno venendo fuori i risultati. Non sarà in campo venerdì a Moncalieri la Magnolia a campo basso per quello che sarebbe stato il quarto di finale contro Carugate nell'ambito della Final Eight di Coppa Italia. La decisione è stata presa nelle scorse ore dalla Lega Basket Femminile, che ha deciso di posticipare l'evento di circa un mese. La competizione per la coccarda tricolore infatti si svolgerà nel fine settimana dal 3 al 5 aprile. È tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie quindi per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento. Vi ricordo l'appuntamento con la diretta delle 19:30. Arrivederci.